Il corso di oggi è rivolto ai pescatori, cacciatori, diciamo tutte le persone che vivono in laguna e la frequentano ogni giorno sia per piacere sia per lavoro. In particolare per il trapianto del canneto e il trapianto delle fanerogame il progetto coinvolge pescatori, cacciatori, amanti, stakeholder che utilizzano la laguna. Lavoro in una valle da pesca qui nella laguna nord di Venezia. Ho partecipato a un bando per il trapianto e l'espianto del canneto come azienda sul territorio che aveva la possibilità di operare. Andiamo a ricostruire quella che era la laguna che i nostri bisnonni hanno visto negli anni passati, molto più ricca di animali, di pesci, di fauna. Perché l'apporto di acqua dolce, secondo noi, anche con l'attività che abbiamo in valle, è apporto di alimento e apporto di nutrimento per tutta quella che è la vita della laguna. Beh, stiamo ricreando un ambiente che, come dicevo, che non c'è più, perché non c'è più la salinità così bassa che permetta il suo accrescimento. Quindi abbassare la salinità crea proprio, dà la possibilità di svilupparsi di queste piante. Il canneto crea un habitat eccezionale per le sue dimensioni, per la macrofauna bentonica, ittica e per gli uccelli. Adesso abbiamo prelevato delle zolle di fanerogame, sono delle piante molto importanti che portano ossigeno nei bassi fondali e hanno la funzione delle piante in terra, quella di appunto di ossigenare l'ambiente. È una pianta che è anche importante per la lotta al moto ondoso, perché con le foglie rallenta, diciamo, l'onda che si produce con le imbarcazioni. Questi interventi che facciamo devono essere compatibili con la laguna stessa, che è un ambiente molto fragile, quindi tutto viene fatto manualmente e richiede proprio la presenza di numerose barche e numerose, diciamo, persone che contribuiscono a mano a fare questi trapianti. Quindi parliamo di 1000 zolle di trapianti di canneto e oltre 2000 zolle di trapianti di fanerogame, quindi un'enorme quantità. Questo, quello che noi vediamo è una distesa di salicornia e poi solo acqua. Credo che tra 4 anni, se torneremo qui, non vedremo più il lagone in fondo, ma vedremo una vegetazione molto alta, con nel suo interno avremo molte anatre, molti animali che in questo momento non abbiamo, quindi una ricchezza per la laguna. Se dobbiamo pensare, la popolazione che vive in laguna è la più motivata ad avere un ambiente di un certo tipo, perché se abbiamo gente, turisti eccetera, la vedono una volta e finisce lì. Il pescatore ci tiene che l'ambiente si conservi, perché poi ci vive dentro, e chi meglio dei veneziani possono farlo, insomma. Per noi pescatori, cacciatori di Venezia, rappresenta la vita, perché è il nostro mondo. E se lo preserviamo, se lo curiamo, se lo salvaguardiamo, possiamo godercelo il più possibile e tramandarlo appunto ai nostri figli.